Associazione Nazionale Autori d'Italia, Presidenza Nazionale. Associazione Nazionale Volontari di Guerra, Presidenza Nazionale. Medagliere Provinciale, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
vengono resi gli onori al gonfalone di Roma Capitale e al gonfalone di Cassino, decorati della medaglia d'oro al valor militare. Onori ai gonfaloni della città di Roma Capitale e Cassino! Thank you.
città strategicamente fondamentale per il comando tedesco, impegnato a bloccare lo sbarco degli anglo-americani, fu sottoposta all'indomani dell'armistizio a dure evacuazioni e a feroci rastrellamenti e rappresaglie, dando prova di numerosi episodi di resistenza all'oppressore. Oggetto di continui e violentissimi bombardamenti, subiva numerosissime vittime civili e la quasi totale distruzione dell'abitato e del patrimonio agrario. I sopravvissuti seppero resistere con fierissimo contegno alle più dure sofferenze della guerra ed affrontare, col ritorno alla pace, la difficile opera di ricostruzione morale e materiale. 1943-1944, Nettuno, Roma. Viene data lettura della preghiera per la patria da parte di un militare dell'Arma dei Carabinieri. La terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e di difendere il bene prezioso della pace e, in comunione di spirito, con tutti coloro che lavorano e che soffrono, donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra e per il bene dell'Italia. Amen. Gonfaloni delle città di Albano Laziale, Cisterna di Latina, Latina, Lanuvio, Aprilia, Pomezia, Marino, Castel Gandolfo, Ardea, città metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, lasciano il luogo della cerimonia. Thank you.
detto... Rui, posso! La cerimonia al Monumento ai Caduti di Nettuno si conclude qui, ma gli eventi in programma per l'80° anniversario dello sbarco alleato proseguono in Piazza Garibaldi ad Anzio per la cerimonia istituzionale. Un sentito ringraziamento va al Ministro Gennaro Sangiuliano, che ci ha onorato della sua presenza, a tutte le autorità militari e civili intervenute e a tutti i presenti, per aver reso omaggio insieme a noi, a chi per la difesa